il partito in questo senso, i partiti in generale, non solo quelli a sinistra, dovrebbero impegnarsi nel fare cultura politica e anche, diciamo, avvicinare i cittadini alle istituzioni. È normale che, diciamo, arriviamo impreparati a questa tornata elettorale se non abbiamo fatto un percorso che sicuramente non si fa nel giro né di qualche mese, tantomeno nel giro di qualche settimana. Si deve creare una coscienza politica e una coscienza europea, e lo si fa attraverso una serie di cose, che passa dalla cultura, passa dalla politica, passa dalla stampa, e passa anche da noi, anche, diciamo, noi che magari siamo ragazzi e siamo la vera generazione europea, dovremmo anche interessarci di che cosa accade negli altri paesi europei, di chi sono i capi di Stato, seguire la politica estera. Se non lo facciamo noi, come pretendiamo che lo facciano gli altri? Perché si sente parlare sempre di Europa, ma di Europa sempre a livello economico, unione a livello economico, unione a livello monetario, però non si avverte proprio lo spirito europeo. Io penso che si debba partire proprio dai giovani, dalle nuove generazioni. Sicuramente i giovani possono aiutare a creare questa coscienza europea, perché a differenza del passato, delle persone della generazione precedente, sicuramente noi siamo a pieno cittadini europei, perché conosciamo, siamo una generazione low cost, quella che si sposta senza difficoltà, che va a fare gli Erasmus, che ha una concezione delle distanze più ridotte rispetto al passato. Noi possiamo fare qualcosa in più, sicuramente. Infatti ho dato un'occhiata al tuo programma e ho visto soprattutto alcuni punti riguardanti l'Erasmus. Se verrai eletta, che intenzioni hai? Cioè, come vuoi indirizzare la tua attività per i giovani?